E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi, come avete visto nell'introduzione, vi presento il bauletto della Givi, il Weightless 901, un bauletto secondo me molto molto comodo e come dice anche il nome, weightless, ovvero senza peso, molto molto leggero. Un bauletto che secondo me è molto adatto per ad esempio moto leggere, oppure è molto adatto anche per la vita, diciamo, cittadina. Un bauletto molto innovativo, perché comunque è fatto in un materiale semirigido, è realizzato, diciamo, con questo materiale semirigido che comunque è anche idrorepellente, ovviamente. Diciamo, per fare un paragone, sembra un po' quei materiali con cui fanno le borse laterali semirigide, appunto, oppure delle valigie da viaggio. Comunque andiamo a vedere un po' come è fatto questo bauletto. Qua lo vediamo chiuso in appunto in posizione chiusa. Da questo lato c'è presente la serratura che va a bloccare la zip. Infatti c'è una zip che si apre per aprirlo, con la possibilità di inserire il codice, appunto, per bloccare la zip. Una volta che noi mettiamo il nostro codice, possiamo premere questo pulsante e si può aprire il bauletto. Ok, bauletto che così, diciamo, non può contenere facilmente un casco, ma per appunto permettere a questo bauletto di contenere un casco fino anche a un modulare, si deve aprire quest'altra zip che sta al di sopra, diciamo, della zip per aprire il bauletto. Noi la apriamo. Ok, e quando andiamo a inserire il nostro casco, ok, vedete che comunque resta ancora dello spazio libero. Ok, noi possiamo andare a chiudere facilmente il nostro bauletto. Si va a chiudere con la zip punto inferiore, si chiude comunque facilmente perché c'è presente uno strato di tessuto, comunque è anche questo idrorepellente, impermeabile, che appunto permette al bauletto di ampliare la propria capienza. Questo ci permette, quando il bauletto è vuoto, non c'è dentro il casco, di avere un bauletto molto più piccolo e molto meglio trasportabile, diciamo, molto meno ingombrante. Mentre quando poi siamo fermi, possiamo appunto andare facilmente ad inserire il nostro casco. Appunto, ci sta anche il modulare, come avete visto, ci sta proprio bene. Adesso ve lo faccio rivedere se non l'avete visto. Ci sta molto comodamente il modulare. E poi basta che si va a chiudere la serratura, il blocco, oppure come chiamarlo, il blocco della zip. Ok, e qui abbiamo appunto bloccato la zip, il casco resta sicuro dentro al nostro bauletto. Io devo dire che comunque, come soluzione per chi ama, diciamo, le cose un po' minimal, un po' semplici, penso che sia l'ideale. Non costa neanche tantissimo, dipende un po' da dove andate a comprarlo, con un massimo di
140-150 euro, potete trovare questo bauletto che a mio avviso è un bauletto molto molto interessante. Io, ragazzi, che altro dirvi? Spero che vi sia piaciuto questa recensione di questo bauletto. Lo userò spesso e volentieri anche per i viaggi, magari vi farò sapere come mi trovo. E grazie ancora per aver visto questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e alla prossima. Ciao ciao!